Chi è che Randy Craft numero tipo 45 qualche valor sega? E di corsa, però stranamente qualcosa da mostrarvi, non volevo perdere l'occasione, ovvero due borse che ho realizzato per un'amica di un'amica di un'amica. Eccole qua, sono due modelli della Lazy Girl Design, due summer bag per la precisione, che sono quel formato più grande suo, bello imbottito, che mi piace molto, avevo già realizzato un'altra volta come borsa porta pannolini. Sono foderate con una stoffa lievemente imbottita, le cuciture sono sul vivo, non viene foderata con un'altra stoffa, per cui sull'interno si vedono. Ha delle tasche all'interno e all'esterno, questa è con una fantasia di orsetti, quell'altra ha le principessine su fondo lilla ed entrambe hanno una tasca in lilla da ricamare, che poi la persona che li regalerà ricamerà con il nome della bimba a cui sono poi destinate, e ognuna ha il suo fasciatoio, come si chiama, il coso da mettere sopra il fasciatoio, una con le fatine e quell'altro con la sua stoffa a orsetti. Intanto c'è un delirio di gatti che saltano sopra e sotto come le specie di schegge impazzite, ecco, e una si infila, la pisqua saluta, si infila all'interno delle borse, che sono per neonati, quindi inadatte a lei. Mi sento circondata. L'altra cosa che vi volevo mostrare, metti in salvo, è questa. Maledetto! Ecco, l'altra cosa che con l'aiuto del piccolo ratto Lizard vi volevo mostrare, ecco, ratto e albero di Natale, sempre in quell'italiano, la versione americana va liscia, la versione italiana è una tragedia. Scusatemi. Allora, l'altra cosa che cercavo di mostrarvi è questa, è un pannello natalizio che avevamo visto similare a Vicenza, ci era molto piaciuto, avevamo comprato vari nastrini per realizzarlo. È semplicemente una forma di albero fatta con nastrini di varie tonalità, tutte quante stile natalizio in questo caso, ma c'era anche in altre tonalità che fa un po' effetto torta più che albero dopo, tutto in blu o tutto in rosa, indifferente. E semplicemente cuciti con grandezza di gradante, uno vicino all'altro, sul retro si vedono tutte quante le cuciture. Per finirlo, secondo noi, poi vedrà Susanna, visto che il suo non è mio, come finirlo, starebbero bene dei bordi contrastanti in rosso, per esempio, forse un po' scontati, però fanno sempre il loro, che in beige scuro forse, e poi, oppure dei bottoncini tutto intorno messi come palline di Natale, o anche nella parte qui in negativo fare un bel free motion, che è un po' più impegnativo, però renderebbe tanto perché poi esalta molto più l'albero. Magari facendolo anche con dei bordini tipo albero proprio. Guarda, annuisce, indubbiamente. Annuisce convinta, lo farà domani, per cui lo vedrete a breve. Bene, e direi che questo è tutto almeno per oggi, se riesco a fare qualcos'altro entro martedì ma ne dubito, se no vi accontenterete di questo, già che riesco a apparire ogni tanto è positivo. Bene, un saluto a tutti, ciao ciao, alla prossima!